Tommaso Durazzo, alla vigilia della partita con il Cittadella, la prima domanda è sulle tue condizioni fisiche. Come stai dopo la partita con il Parma? Sei uscito un po' acciaccato dal match? Sì, ho avvertito un crampo dietro il flessore sinistro. Per precauzione ho chiesto il CAM e non volevo rischiare, però tutto a posto, sono a piena disposizione. Col Parma Lascoli ha dimostrato di potersela giocare con le grandi, semmai ce ne fosse ancora un dubbio. Sesto risultato utile consecutivo, caratteristica che condivide proprio con il Cittadella che contro l'Alessandria ha centrato il sesto risultato utile. Sì, noi stiamo lavorando bene, sappiamo le nostre qualità, sappiamo che lavoro c'è da fare. Noi continuiamo su questa strada, affrontando ogni partita come se fosse una finale, sempre con questa mentalità, e sabato, esatto, affrontiamo una squadra che in questi ultimi anni parla da sé, che ha sempre fatto bene in questa categoria, quindi in questo momento è una squadra molto, molto, diciamo, ostica da affrontare. Che partita ti aspetti? Sulla carta sembrerebbe una partita equilibrata, due squadre che sono distanti soltanto un punto in classifica. Ah, noi da parte nostra metteremo sempre tutto il massimo di impegno, l'approccio sarà fondamentale, sicuramente non sbaglieremo e troveremo dall'altra parte sicuramente una squadra ben messa in campo, organizzata, pronta a dare battaglia. Qual è la tua valutazione sul pacchetto difensivo dell'Ascoli? Sta per terminare il girone di andata, quindi è possibile fare delle statistiche. 18 i gol subiti dall'Ascoli in 16 partite, 8 squadre hanno fatto meglio dei bianconeri. Sì, noi siamo un buon pacchetto difensivo, ultimamente abbiamo cercato di colmare le lacune che avevamo e credo solo che con lavoro si possa migliorare. Però penso che ad oggi sia stato fatto un buon lavoro, anche se c'è sempre da migliorare. In cosa l'Ascoli, secondo te, in linea generale, non mi riferisco soltanto alla difesa, può migliorare? A noi sicuramente si può sempre migliorare in tutto, nel gioco, nel possesso, nella collettività, è una cosa che noi durante la settimana cercheremo sempre di migliorare. Questa settimana è stata caratterizzata dal Covid, purtroppo l'Ascoli è incappato in qualche caso di Covid. Come state reagendo a questa problematica che torna a farsi sentire purtroppo? Sì, questa problematica ormai, come ha colpito già il mondo, non è strana, quindi sapevamo che c'era, sappiamo che c'è. Noi possiamo solo adottare le misure, tutte le misure che ci sono. Naturalmente dispiace per i ragazzi che sono usciti positivi, però noi, ecco, non dobbiamo assolutamente sbagliare nulla anche sotto questo aspetto, perché ogni giocatore, ogni ragazzo è fondamentale per loro, sa. Grazie.